Allora, eccoci qua, abbiamo finito anche la terza busta e il set è finalmente completo. Allora, abbiamo montato le due librerie, sia a destra che a sinistra, con questi piccoli particolari, come da una parte il teschio con la relativa bottiglia e naturalmente i libri, l'altra bottiglia lì sotto, qua invece ancora libri, un diamante e una bombetta, più una lampada. Il tesoro con delle chiavi e una gemma classica che non si vede e il tavolino dove possiamo mettere i personaggi per far finta di farli lievitare, come dicevamo prima, no? Si posiziona, eccetera, eccetera. Dicevo prima, bello il sistema del meccanismo del mostro tentacolare, ma ahimè, se si girano i quattro tentacoli, due picchiano sotto sul pavimento. E due rimangono in alto, quindi non è, diciamo, fattibile far girare la ruota a 360 gradi continuamente, cioè dare un'impressione di un mostro che è impazzito o una roba del genere. Vabbè, comunque va benissimo, per catturare un personaggio sarebbe di una giocabilità estrema. Ecco, io adesso con una mano come sempre non riesco, però per far finta, ecco, è cascata. Vediamo, ecco, una cosa così, catturato e stretto dentro nei tentacoli. Liberatemi! Casco. Allora, personaggi. Abbiamo il Dottor Strange. Adesso purtroppo qua, come sempre, siamo sul verde del tavolo e non si notano i ideogrammi o rune sui due scudi. Ecco, una cosa abbastanza carina sono l'occhio di Almagotto. Ecco, vediamo se riusciamo a inquadrare bene. Con le solite difficoltà, i capelli con un po' di bianco e il retro. Poi abbiamo l'antico, come dicevo, con i due ventagli. Ecco, dietro ci sono delle zigrinature che si notano appena perché era pelato, ma era comunque con delle piaghe, se non mi ricordo bene, si notano comunque poco poco poco. E infine l'ultimo personaggio, che poi lasciava il finale del film aperto naturalmente, per poter poi fare un seguito magari al secondo. Vediamo un attimo le facce. Qua è un po' più arrabbiato. Stesso discorso per il Dottor Strange. Qua è un po' più arrabbiato. Mentre invece, come dicevamo, non ha una doppia faccia antica. Allora, siccome ho il Dottor Strange di Avengers Infinity War, ho controllato un attimo le differenze. Allora, i vestiti sono uguali, a me però sembra più lucido come, diciamo così, vestito quello del Dottor Strange Infinity War. È sempre lo stesso, ma è più lucido. L'unica cosa che cambia sono i capelli. In quello di Infinity War i capelli sono più belli, sembra anche quasi più reale il personaggio, mentre invece questi qua sono un po' più, diciamo,